Mi piace l'idea che abbiamo mescolato personaggi di finzione e di realtà ed è come se noi raccontassimo la grande storia da dietro le quinte. È come se ci fosse, lo dicevo prima, un attore che magari deve entrare in scena, guarda gli altri attori agire, ma non fa parte del pubblico. Lui è uno degli attori, però li guarda dal dietro le quinte. Noi abbiamo raccontato quei punti di vista lì. Questa è la mafia. Paura. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre e chiedono aiuto. Ma io lo so che tu c'hai le crisi d'ansia. E da questi ragazzi ci vai tu. Sei tu l'uomo dell'ora venuto a salvarci? Sicuramente mi interessa la realtà italiana, sicuramente mi piace, mi interessa la storia che ho vissuto, la storia contemporanea dell'Italia e soprattutto mi interessa quello che c'è dietro le quinte. Agibilità temporanea in deroga, il bando che assegna i terreni. Ma come hai fatto? Ho speso 326 euro. Di mazzetta, ma è pochissimo. Di marca da bollo. Rossana è una donna del sud, che è una donna molto molto determinata, con un grande carattere, quasi mascolino. È una donna che è abituata ovviamente a vivere in un sud dove, diciamo, le leggi principali sono quelle dettate dai codici mafiosi. Quindi ha dovuto imparare fin da ragazzina a destreggiarsi in un mondo molto molto difficile. E quindi ha dovuto tirar fuori tutta questa forza e determinazione, che è l'unico modo di sopravvivere a questi codici mafiosi. E quindi questo è l'aspetto più, diciamo, più anche più appariscente di Rossana. È quello su cui ho lavorato maggiormente. Vengo a stare in cooperativa con voi. Cazzo però quando sudate voi del governo. Ma noi facciamo biologico. Facciamo il biologico, ma è un modo di dire, no? Quasi me. Con tutte le persone, anche Rossana nasconde dentro di sé una parte molto molto fragile, che è quella che riguarda un po' il suo passato oscuro che verrà fuori nella seconda parte del film. E quindi lei, per coprire, per reagire, per riscattarsi da questa sua fragilità che comunque gli ha fatto compiere degli errori, come spesso accade nella vita reale, ha dovuto tirar fuori anche questo aspetto che gli fa un po' da, diciamo, da muro, da difesa verso il mondo. E quindi, diciamo, è un personaggio, credo, anche pieno di sfumature. Dove tagliare? Do. Do e do. Dacci un criterio, una chiave concettuale. Ma voi tipo siete tipo marito e moglie. Chi è che... Chi non sa fare un cazzo, tutto domanda. Ma questa la manda alla mafia, dobbiamo reagire. No, questa la manda mio cugino, dobbiamo spalare. Mi ha colpito molto questo modo di combattere la mafia, assolutamente inedito. Cioè l'idea di essere testimonianza di una possibilità alternativa in territori dove questa possibilità non è offerta. Per cui l'idea di combattere la mafia zappando la terra mi sembrava anche, non so, sono quelle idee strane, un po' paradossali, che mi diverte raccontare. Beh, ma dov'è il problema? Chissà, insegna agli altri. Abbiamo tutti voglia di imparare, no? Importante soprattutto è stato il rapporto con la terra, che per me era una cosa assolutamente sconosciuta, essendo una cittadina a tutto tondo, e quindi ho dovuto prima capire cosa volesse significare proprio stare sul posto, cioè stare a contatto con la natura, lavorare, faticare, anche nelle piccole cose, stando però in un posto come la campagna, che cambia assolutamente anche il modo di pensare. Presidè, vai piano, presidè! Oh, che non vado piano! Siete voi che dovete cambiare mentalità! Noi non siamo dipendenti, questa è la nostra azienda, capito? Dai ragazzi, dai! Filippo, come dicevi, si trova catapultato in un mondo che conosce, molto giusto in teoria, ma che non conosce ancora personalmente. Quindi è un uomo ansioso che prende delle pillole, delle gocce per calmarsi, che ha delle crisi di panico e si trova catapultato esattamente dove non vorrebbe, è l'ultimo posto del mondo dove vorrebbe essere, per quanto lui faccia volontariato. Però gli piace farlo e lo rassicura farlo da un punto di vista organizzativo. Non si aspetterebbe certo di dover andare lui in prima persona, in prima linea. E questo gli sconvolge la vita. Avremo il primo stipendio. E lo Stato ci rimanda come vicino il boss al quale abbiamo portato via la terra. Buongiorno, Nicola Sansone. Sansone è come un loop. La paura lui la sente. Tante volte lo sconvolgimento della vita può portare anche a tanti vantaggi. Sembra assurdo detto così, ma un ostacolo spesso nasconde dietro di sé una grande opportunità. E Filippo, senza rendersene conto, piano piano coglie questa opportunità.
e la vive. Tutto questo è raccontato con un filtro di ironia davanti alla macchina da presa che mi divertiva molto perché lo leggevo nel copione, cioè l'idea che si possa raccontare il volontariato attraverso un gruppo di persone che si mette insieme in un modo anche abbastanza incongruo e che devono coltivare le terre confiscate alla mafia, lo si possa raccontare tutto ciò con ironia. Ma non perché noi prendiamo in giro qualcuno, Libera ha visto il film, l'associazione, e gli è piaciuto molto, noi non ci saremmo mai permessi di prendere in giro chi fa volontariato, ma pensavamo che raccontare queste storie con ironia permetta di raccontare meglio il loro quotidiano. Ce l'ha, ma questo c'ha il saper tra le mani, lui non ha bisogno di pensare quello che fa, lui lo fa direttamente, è in simbiosi col cosmo e si esprime col gesto. Uno dei psichiatri che ha fatto La vicenda si può fare, per cui lui mi ha raccontato com'è nata e poi con Lionello Cerri e con Fabio Bonifacio abbiamo cominciato a saperne di più, Lionello ne sapeva già molto, noi abbiamo studiato, siamo andati a vedere i posti dove questa cosa succede e piano piano il film ha preso corpo. Something from you. I got a place I have to go.